Mentre si attende la chiusura del calciomercato prevista per martedì 31 agosto, ultimo giorno utile per le trattative, una in particolare interesserebbe il Crotone ed è relativa al probabile arrivo di Libor Kozak, attaccante ceco di 21 anni, attualmente in forza alla Lazio, che dovrebbe girarlo in prestito alla società rossoblù. Sarebbe un colpo importante che darebbe consistenza all'attuale rosa a disposizione di Menichini, rendendola ancora più competitiva. L'esordio casalingo con il Padova è alle porte e Gallardo e compagni sono chiamati a dare seguito al pareggio ottenuto nel derby con una prestazione super per incamerare i primi 3 punti di questo campionato. Un campionato incerto, pieno di insidie, ancora più difficile ed ancora impenetrabile. Le sconfitte casalinghe di Livorno e Torino, due delle più probabili candidate alla promozione, ne sono una dimostrazione. A 50 anni dalle Olimpiadi romane, anche a Crotone, celebrato l'anniversario del passaggio della fiaccola olimpica dalla nostra città. Sono passati 50 anni da una manifestazione stupenda che ha colpito veramente nel profondo del cuore i crotonesi. Simbolicamente potrebbe essere, questo ce lo auguriamo tutti, con la speranza che possano fermarsi gli ostacoli che si oppongono alle prossime Olimpiadi romane. Simbolicamente potrebbe essere il passaggio della fiaccola da Crotone a Roma per organizzare le prossime. Ce lo auguriamo perché ovviamente l'appuntamento prossimo sarà un appuntamento importante e questa manifestazione non è altro che un sostegno alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020. Oggi è stata una bellissima manifestazione e io sono qui in rappresentanza del Comune di Roma, in rappresentanza del sindaco Alemanno e in quanto delegato ai rapporti con la comunità calabrese. È stata bella, sono state belle tutte le testimonianze dei tedofori e anche l'organizzazione. Infatti il plauso mio va al sindaco e agli organizzatori perché ritengo che una giornata che ricordi comunque le Olimpiadi è una giornata importante, una giornata di sport, una giornata di cultura, di valori, perché lo sport non fa altro che ricordare a noi tutti che esistono dei valori che non sono ovviamente le deviazioni oggi giovanili, la droga e quant'altro, ma tutti noi vogliamo che lo sport si diffonda tra i giovani, così come dalle epoche antiche ad oggi. Ancora una domanda, mi scusi. Il presidente Petrucci ha detto che per far sì che le Olimpiadi vengano aggiudicate a Roma ci vuole un progetto italiano, che tutti remino verso Roma. Siamo nelle condizioni di far questo, di far capire al resto del Comitato Olimpico Internazionale che Roma ha una candidatura forte? Roma noi riteniamo che abbia una candidatura forte e riteniamo che ci sia una unità di intenti in questo senso, perché ci rendiamo tutti conto dell'importanza che Roma finalmente possa ottenere questa candidatura forte per il 2020, possa ottenere finalmente un riconoscimento che ci spetta. E adesso simbolicamente lei ha detto simbolicamente Crotone. Noi riteniamo che Crotone, oggi siamo qui proprio perché per noi Crotone è una città importante, è una città importante non soltanto della Calabria, ma rappresenta simbolicamente un momento importante per la storia delle Olimpiadi. Ed è proprio per quello che oggi noi siamo qui, proprio per rafforzare ancora di più la candidatura di Roma.